Bentornati sul canale Revival Zone. Proseguiamo con l'avventura di Project Zero, che siamo secondo me a buon punto. Quindi andiamo a caricare l'ultima partita salvata, ricordandovi di cliccare sulla campanella, di iscrivervi al canale e lasciare anche qualche commento. Detto ciò, si parte. E allora 3,55. Allora, ok, dobbiamo proseguire di qua perché ci eravamo fermati qui. Tutta zona nuova questa, eh. Qua c'è uno specchio, ma stai già portando il numero massimo, ok. Oh, comincio subito a guardare sulla sinistra. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui. Se non ricordo male, qua siamo a buon punto. Scendi le scale. Qua secondo me siamo quasi alle porte dell'inferno. Però non garantisco niente. Beh, diciamo così, tre quarti di... Questo cos'è? Il santuario è questo. Tre quarti di gioco. Ah, cavolo. C'era qualcosa che brillava qua. Brano della ricerca. Le maschere rituali e il loro significato. I rituali muro, le maschere hanno un ruolo molto importante. Una di esse è chiamata la maschera accecante e viene usata nel rituale acchiappa demone. Due pioli attraversano le orbite della maschera accecante, che è usata nel rituale acchiappa demone per impedire la visuale. Ah, però la leggenda dice: mentre il demone è bendato, entra nell'altare corda e pratica il rituale. Potrebbe significare che la maschera accecante è una chiave per l'altare corda. Ok. Sul percorso c'è un'enorme porta, sembra che non si apra. Forse è chiusa a chiave? E ciò. Dietro questa porta c'è la sala rituali.
Bene. Però intanto voglio guardare una cosa, perché mi sa che sto usando le pellicole potenti. Una maschera con dei pioli appare sulla colonna accanto alla porta. Ok. Allora. Allora. Adesso riesco a battere con la pellicola debole. Sì. Ma che struzza! È ancora quella lì degli occhi, porca miseria. Non muore mai. Ma dai, ma guarda te! Non muore mai, non muore mai! Ma pensa te, si è cimentata addosso! Stavolta mi sa che l'abbiamo battuta. Nella foto sono accese solo le candele rosse. C'è la minuscola scatola di fiammiferi nel punto in cui si trovava il fantasma. Allora, io le candele l'ho visto nel palazzo, quindi dobbiamo ritornare su. Così ci prendiamo anche... Dai, sali. Prendiamo anche quello che abbiamo lasciato vicino alla colonna. Non mi ricordo cos'è, acqua sacra, lo specchio sacro, non mi ricordo. Insomma, quello che ti ripristina tutta l'energia. Mi è sembrato di vedere qualcosa brillare, ma... Madonna! Ci prendiamo questo specchio di pietra. Dunque, io ho le candele, mi sembra che è una stanza funebre, se non sbaglio.
Stanza funebre. Eccolo qua. È questa qui. Ma come mai la porta è chiusa adesso? Ragazza che indica. Cosa c'è adesso? Cosa c'è? L'avevo visto anche prima questo. Allora, ho messo la foto nel mio archivio e comunque sarà questa qui. Allora, proviamo a far così. La porta si è sbloccata, bene. Rotolo di pergamena, è un dipinto della Chiappademone, l'ho già visto da qualche parte. Ma se sto scappando! Morirai prima o poi. Hai capito che la Befana. Hai capito che. Ma dai! Effettivamente forte questa. Ma vuoi morire una volta per tutte? E niente. My eyes, te li hanno scavati via tutti gli occhi. Muori per sempre. Boia. Allora, la stanza delle bambole. Dov'è? Sala delle bambole. Che era questa. Vediamo un po'. Sì.
Allora, fammi vedere un po'. Già abilitata, ok. Perché guardi qui? Sembra che a Micotto piaccia questo palazzo. Anche oggi sta giocando ad acchiappademone qui dentro con gli amici del vicinato. Immagino che un grande palazzo sia il posto ideale per giocare, ma per le persone in cattiva salute come me è un po' troppo grande. È stata una magnifica giornata. Mio marito, mia figlia e io abbiamo fatto una passeggiata sui monti. In questi giorni mi sento abbastanza bene e oggi ho potuto persino camminare piuttosto a lungo. È stato così divertente. Va bene. Colpo speciale. Trovami, ho aspettato così a lungo, così a lungo. Vabbè. Allora, cambiamo il film. Cos'è che brilla? Avanti. Cos'è? Ma che roba è? Ah, è la bambina che è stata presa lì dal fantasma, dalle braccia lunghe. Madonna mia. Ok, allora. Vediamo un po'. I capelli della bambola sono così lunghi che non si vede il viso. È tipico dei fantasmi giapponesi. Sul ripiano c'è una vecchia palla. E quindi? Sul muro c'è lo spazio per appendere una pergamena. Vuoi usare la pergamena dell'acchiappademone? Boh, sì. Quando ho appeso la pergamena dell'acchiappademone ho sentito venire dal muro il suono di qualcosa che si sbloccava. Bene. Oh, come minimo. Qui c'è un fantasma. Minimo. Ma sei bimbo? Poi ho visto brillare qualcosa qui. Pietra dello spirito. Perché ci porti qui?
Allora, vediamo un po' la mappa. Per forza nella biblioteca si esce. Però sto notando che mi ha annullato tutte le porte che avevo aperto prima. Sì, perché adesso sta ritornando tutto come prima il palazzo, quindi quello che io avevo fatto di vecchio. Non 74. Non me lo accetta più. Quello di prima. Vedi che guardi. Ah, c'è qualcosa che brilla sopra questo tappeto dello spirito, va bene. Mappa. Sala della lampada. Boh. Quindi in teoria. Come mai si stanno muovendo le lampade? Avete notato? Ma le illumini si fermano. La porta non vuole proprio aprirsi, è qua? Allora, questa porta qui era inchiodata, invece adesso è aperta. Ci proviamo. Ho spinto, ma la porta non si apre, sembra chiusa a chiave dall'altro lato. Qua. Qui no, dove siamo usciti? Allora, siccome è già un po' che non troviamo fantasmi, io. Avevo visto bene. Questo ti ha fatto male, bimbo. Ancora.
male, che questo sta fatto male. Soffri! C'è qualcosa che brilla nel punto in cui si trovava il fantasma del bambino. Pezzo di specchio. Allora, cambiamo il film della macchina. Io registrerei anche a un certo punto. Devo guardare. Sempre lì il bambino che è stato catturato dal fantasma dalle braccia lunghe. Allora erano infestati da quel demone lì. Allora è stato lui a prenderli tutti. Scritto di bambino. Mikoto non verrà mai a cercarmi? Stiamo giocando da acchiappa demone e lei dovrebbe fare il demone. Se n'è andata forse? Ehi, chissà se io piaccio a Mikoto. Se mai si deciderà a venire a cercarmi, forse glielo chiederò. Oh, bimbo, sei sveglio. Allora, ragazzi, io direi che di... Di cose ne abbiamo fatte veramente tante. E sarò sincero, in questa puntata, in questo... gameplay sono morto abbastanza volte, ma sì, per colpa che non mi curavo. Quindi io direi che vado a registrare e noi ci vediamo alla prossima. Però ok, bene, noi ripartiremo da qua. Carichiamoci del film. E poi vediamo come si evolve la cosa. Noi dobbiamo sempre trovare quella famosa maschera. Ok, alla prossima!